Con noi Renzo Marchetti di Fratelli d'Italia dei Gadispoli. Oggi abbiamo ricevuto in comune la visita dell'ambasciatore del Perù. Ci spieghi la ragione, Renzo? Sì, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo ricevuto l'ambasciatore Martinetti, ambasciatore del Perù, consacrando quella che è la nostra amicizia. Abbiamo riconosciuto nel mese di luglio la loro festa nazionale. Lui è stato tra i nostri invitati, ha partecipato con passione, è rimasto anche entusiasta di questa iniziativa del Comune di Ladispoli, anche perché diciamo che a livello nazionale forse è il primo riconoscimento di un comune nei confronti di una comunità così numerosa. Il motivo della visita dell'ambasciatore è stato quello di invitarci nel prossimo mese a Civitavecchia per l'attracco della nave scuola dell'Armata peruviana. Quindi questa nave che sta facendo il giro del mondo per promuovere la cultura peruviana e prossimamente, quindi nel mese di dicembre, il 12 di dicembre, attraccherà a Civitavecchia, che sarà una delle tappe insieme alla Spezia delle tappe italiane. E soprattutto questo attracco in territorio italiano andrà anche ad iniziare quelli che saranno poi i festeggiamenti per i 150 anni dei legami internazionali tra l'Italia ed il Perù.